Grazie. Location. Non va il microfono? No. Non funziona? So, I wanted to, first of all, I wanted to go out and to avoid all the cliches about the purgatory and the life after. So I was just thinking myself, because of course, like, probably, unfortunately, we all have. I also have some very close persons who passed away. So I was just thinking, what would be the nicest place I would wish for them to spend their eternity. And that is how I ended up with this idea to place the purgatory on a secluded beach. Allora, l'idea appunto di mettere il purgatorio in questa spiaggia selvaggia e isolata intanto nasce dal fatto che volevo uscire dai tutti i classici cliché che ci sono sull'aldilà, sul purgatorio, quindi volevo proprio staccarmene. Poi il pensiero è stato il fatto che credo che purtroppo ognuno di noi abbia qualche persona cara che se n'è andata, allora ho pensato quale poteva essere il posto dove mi sarebbe piaciuto pensare che quella o quelle persone potessero passare il resto della loro dell'eternità. Grazie. C'è qualche domanda dal pubblico? Sì, qua davanti, allora. Io sto giusto leggendo un libro di Maria Sim. Le domando se conosce questa mistica austriaca, si chiama Maria Simma, che sarà morta 108 anni fa, e ha avuto il pregio, il privilegio. Mi sente? No, io non la conosco. Non la conosci? Allora, Maria Simma dice tutto quello che lei ha messo nel film. Questi esseri, come vanno in purgatorio, si purificano completamente, arrivano in paradiso. In paradiso possono avere tutto, ma proprio tutto quello che vogliono. Ma l'ho appena letto l'altro giorno, ma è un fatto vero questo qui, perché questa donna ha avuto il potere, no? di parlare con queste anime del purgatorio, soprattutto a novembre, nel mese dei morti. Oh, è la verità. E ho constatato tutto, e qualche volta possono apparire carne ossa, si fa per dire, ai vivi, ma una cosa molto eccezionale. Ovviamente non possono abbracciare, perché questa Maria Simma ha cercato di abbracciare questi spiriti, ma era nel vuoto. Grazie. È un consiglio di lettura. Lasciamo solo un secondo se c'è qualche altra domanda. Qualcuno? May I add something? Certamente. I'm an Orthodox, actually, and in the Orthodox Christianity, the dogma, I think it's very, very, very strict when it comes to life after death. In Orthodoxism, for instance, we don't have the purgatory. We only have a place that is not, it doesn't
hold the name. Where, but it's defined that it's somehow between the earth and the sky, and where the soul wanders for 40 days, and then after 40 days, I don't know what would happen, and then when the final, the big judgment day, the big trial would come. So actually, this is the moment when God would tell you what, when God would get his allies, let's say, with him, and for the rest of them, let them burn in hell. So this is what the Orthodoxism states. E dunque, io volevo aggiungere che io sono cristiano ortodosso e la dottrina cristiana ortodossa ha un dogma molto preciso e molto chiaro riguardo effettivamente all'aldilà e quindi alle anime dei morti. C'è nella religione ortodossa, non c'è un vero e proprio purgatorio, c'è l'anima che una volta morta sta in una sorta di luogo che è definito come luogo non luogo fra la terra e il cielo per 40 giorni e poi però sarà Dio nel giorno del giudizio che sarà colui che, lui che deciderà quali suoi alleati portare con sé mentre gli altri bruceranno all'inferno senza nessuna speranza. Quindi così, la religione ortodossa è molto dura da questo punto di vista. Ecco, questo è un buono spunto, perché è la domanda che volevo fare io effettivamente, sì, e volevo parlare a proposito di influenze del film. So che sei un cinefilo, che ti piace molto il cinema americano, e effettivamente questo film è una commedia che ci ricorda anche un po' alcune commedie americane sulle seconde possibilità, come Il paradiso può attendere di Warren Beatty. Volevo chiederti se appunto hai guardato un po' anche a esempi di questo tipo, qualche modello particolare di commedia statunitense che ami, insomma. My favorite film of all the times is Angel Heart, and it was directed by Alan Parker. And Alan Parker also plays with this fantastic yet real place of the story. And I was also very inspired by Mulholland Drive of David Lynch. Okay. So basically these are my two milestones. Beh, dunque, sì, sicuramente il film, uno dei miei film preferiti in assoluto è Angel Heart di Alan Parker, e Alan Parker gioca appunto su questi argomenti. Però un altro film a cui mi sono ispirato è Mulholland Drive di David Lynch, e quindi insomma diciamo che ho fatto un po' una bilancia di ispirazione fra questi due film. Abbiamo... È probabilmente ispirato. Abbiamo una domanda. Scusi signora, abbiamo una magari rimandiamo questa discussione, visto che non conosce il libro, ma glielo spiega. Lasciamo spazio alle altre domande. Non conosco la sua filmografia. Volevo chiederle quindi se l'argomento trattato in questo film si inserisce in una consecutio logica di argomenti che lei ha trattato e che l'hanno portata a questo, o se invece è totalmente staccato da quegli altri film che lei ha fatto. I did a short movie in 2016, I think, where I also mixed the fantastic and the realism, more or less
the same as here. It's called My Name is Costin, and very, very short. It's about a real story of a boy aged 6, and he kept claiming that he holds another name and he's another person, and he was actually killed. And he lived somewhere in a small town, some 100 kilometers out of Bucharest. So at a certain point, the parents decide to follow this lead, and they ended up finding a body. Yeah. So yeah, maybe this would probably be the single similarity in my out of my filmography with this subject. Sì, probabilmente la cosa più simile al resto della mia filmografia è questo cortometraggio che io ho fatto nel 2016, che è un cortometraggio in cui ho mescolato questa, una parte più mistica e una parte più reale. La storia di un bambino di 6 anni che continua a sostenere che lui in realtà non si chiama come lo chiamano, ma in realtà è un altro bambino, ha un'altra identità e vive in un villaggio a 100 km da Bucarest. Effettivamente questo bambino continua a insistere su questa cosa, i genitori a un certo punto decidono di seguire queste cose che lui dice, vanno in questo villaggio e trovano il corpo di questo bambino che era effettivamente quello che lui diceva di essere e che era morto. Quindi probabilmente questo effettivamente è già uno spunto nella mia filmografia che poi è arrivato fin qui. Ci sono altre domande dal pubblico? Arrivo io. C'è un ragazzo, ok, c'è un microfono, ok. Ok, risparmio la strada. Congratulazioni per il film. Dialogo in inglese, ok? I would like to ask which is the message you wanted to transmit with this movie. If it is that you have to pay attention to your behaviors and to your choices, or that there is any way at the end the hope to change all what you did. Okay, this story came out during the pandemic, and I think it's it's a bit important to mention this because the message I wanted to transmit is that we should probably be a little bit more relaxed when it comes to death, when it comes to religion, when it comes to things like that, because to, let's say, heavy subjects. I don't believe in heavy subjects, actually. I think at the end, we all die, unfortunately. So the thing is, why should we spend our lives being afraid of something that would actually come, either we want or not? We would probably be prepared for this moment and to embrace it. In fully peace with ourselves and with the persons closest to us. So that would be the message, probably. Dunque, l'idea del film è nata durante la pandemia e credo che questo sicuramente abbia influito moltissimo su questo soggetto che ho creato. E forse il messaggio che ho voluto passare in questo film è che dovremmo essere un po' più, in un certo senso, rilassati, avere un rapporto un po' diverso con la morte, nel senso che
alla fine, bene o male, tutti arriviamo a morire, per cui forse non ha molto senso passare la vita a essere terrorizzati, ad avere paura di qualcosa che prima o dopo comunque arriva. E forse quello che ci conviene fare è cercare di vivere la vita in modo tale da arrivare a quel momento essendo il più possibile in pace, tranquilli e nella situazione migliore con le persone che abbiamo vicino, con le persone che amiamo. Quindi forse sì, forse il messaggio è questo. C'è un'altra domanda? Arriva il microfono. Buonasera. Buonasera. Volevo chiederle perché ha deciso di fare proprio quella domanda per il giudizio finale? Cioè c'è un significato oppure quella delle tre... Quella delle, sì, delle cicogne? Esatto. Mm-hmm. Actually this question doesn't have a meaning. I wanted instead to give a meaning to this end. I wanted God to tell a riddle. I was inspired again by that scene from Mulholland Drive when the cowboy appears and he says, if you will do the right thing, you would see me twice. If you don't, you will see me three times or something like that. So I said to myself, okay, this has to be a riddle. This has to be a riddle, and because the guy Dan shouldn't have the answer, and that would be a great way to introduce Laura in this scene. Because she knows the answer. So that is the only reason I came out with this Storks joke. Allora, sì, effettivamente l'indovinello non ha senso, ma non deve avere senso, nel senso che l'ispirazione per questa scena è venuta anche qui da Mulholland Drive, dalla scena in cui c'è il cowboy che compare e dice: se darai la risposta giusta mi vedrai due volte, se darai quella sbagliata mi vedrai tre volte. E quindi secondo me Dio doveva effettivamente fare un indovinello, lanciare un indovinello, ma è un indovinello a cui lui non ha effettivamente la risposta, e allora a quel punto quello era il modo per riuscire ad introdurre Laura nella scena finale, ed era quello appunto poi quello a cui volevo arrivare, perché lei conosce la risposta e quindi è quella che in qualche modo risolve questo indovinello senza senso. Abbiamo tempo forse per un'ultima domanda. Ah, era questo. il fazzoletto, la moneta e il the three things that you have in your pocket. E la candela. Sì. Why? Is it something from Orthodox? Yeah, it's something from the Orthodox ritual of burying. I mean, I don't know if it's the Orthodox ritual or it's the Romanian Orthodox ritual. La moneda, the coin, should pay Saint Peter, who would come and take you with the boat to the other world, let's say, the other universe. The candle is to light your way, and the handkerchief, I don't know what's the... It's probably because the dead person still is he's crying, he's somehow mourning the life he has just left behind. Yeah.
Sì, mi incuriosiva questa storia di, delle cose che uno si porta dietro e sì, è una tradizione ortodossa o forse soltanto del, del rito ortodosso rumeno che ci si porta dietro una moneta, la moneta serve per pagare San Pietro che ti porta nell'aldilà e poi c'è la candela che invece serve per illuminare la strada e il fazzoletto dice non me lo ricordo però forse è perché la persona sta ancora piangendo la, la vita che ha lasciato, quindi per asciugare le lacrime. Actually there are many many other small things that recall the Romanian Orthodox burial ritual. One of them is that we used to serve a special dolce, a special sweet. Yeah. It's made from nuts and special wheat. I don't know, yeah. And yeah, many other things, I don't know, maybe some of them you didn't get it. Sì, ci sono altri, ci sono anche altri riferimenti proprio al, al rituale religioso della, della sepoltura e del funerale, cioè il momento in cui sono a tavola, per esempio, in cui parlano del fatto che viene fatto questo dolce particolare per la cerimonia funebre, che è un dolce fatto con un grano particolare e con le mandorle e con le nocciole. And you know, there's that, let's say, party scene when the friends are sitting on the table and they talk about medical tests and so on. That's the most important ceremony after, not the most, but the second most important ceremony after someone's dying. And that's happening at, in day 9. After this person passed away in day 9, yes. So we used to go with this special dolce, it's called coliva, to the grave and make this small mess, as I also showed. And then there's like a table, like a gathering with friends. Quello che abbiamo visto appunto questo pranzo, che questo ritrovo che fanno insieme è il secondo momento più importante nel, nella memoria appunto funebre di una persona. 9 giorni dopo la morte della persona viene fatta questa, questo dolce di cui parlavamo, che viene portato, viene fatta questa piccola cerimonia sulla tomba e poi ci si ritrova a casa della famiglia con i parenti e gli amici più stretti. Bene, io ringrazierei tantissimo Radu per essere stato con noi e per averci raccontato anche questi dettagli. In bocca al lupo per il tuo film e ricordatevi di votare il film di Radu Papava. Thank you very much. Vote if you like.